Eccoci, siamo in diretta. Ringrazio il dottor Marzola, la dottoressa Ceribelli e il dottor Bravi per la loro disponibilità a partecipare ai lavori della nostra commissione. I rappresentanti della Fondazione Nasarco sono chiamati oggi in questa sede a fornire il loro contributo con riferimento alla situazione degli organi di governo dell'ente nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni. In particolare, ovviamente, abbiamo chiesto la disponibilità degli auditi anche in seguito all'ordinanza del Tribunale di Roma che ha sospeso la delibera della Commissione elettorale dell'ente del 28 dicembre 2020. Ovviamente il merito della decisione del Tribunale di Roma non rientra nella discussione della nostra commissione, ma è nostro interesse capire dai rappresentanti dell'ente se ci sono impatti sulla continuità gestionale e quali sono gli appuntamenti delle prossime settimane sui quali la situazione potrebbe avere un impatto che si ripercuote sulla continuità e sulla funzionalità dell'ente. Vi ringrazio e do la parola al dottor Marzola per la sua relazione. Buongiorno signor Presidente, buongiorno a tutti i membri di questa illustre commissione. Giova innanzitutto fare un cenno sull'esperienza che stiamo vivendo in questi momenti. Infatti ci troviamo di fronte a una situazione di fatto sulla quale merita di soffermarsi, stante l'attuale situazione di pandemia e anche di post-pandemia. Infatti la stragrande maggioranza delle attività, incluse quelle di voto, sono e continueranno ad essere svolte mediante mezzi telematici e in remoto. Va impedito, a mio sommesso avviso, che mancate comparizioni per presunti o invocati motivi tecnici non dimostrati o non dimostrabili, o peggio ancora che comportamenti opportunistici predeterminati si possano infilare nelle novità e nella peculiarità dei mezzi tecnici da adoperare, riuscendo a causare risultati negativi per l'ordinamento e per tutti, se non addirittura demolizioni di organi, delibere e decisioni anche di grande importanza. Credo non sia sbagliato invocare in questa sede parlamentare un intervento del legislatore per porre rimedio a un voto che può essere causa di molti danni e problemi se non prevenuto o colmato. Nella circostanza che riguarda il nostro ente, la situazione è sotto controllo. Gli organi regolarmente insediati non hanno infatti ricevuto alcuna notifica o comunicazione di sorta che li inibisca o limitino nei loro poteri e prerogative. Il Consiglio di amministrazione in particolare è insediato nella sua completezza e nella sua pienezza dei suoi poteri e può garantire la gestione e il proseguimento degli scopi istituzionali e statutari, cosa che naturalmente tutti ci impegniamo a fare con la massima dedizione. Gli aspetti legali e amministrativi sono seguiti dagli organi competenti e da professionisti di primo livello che assicurano alla nostra fondazione il miglior supporto e consiglio per agire sempre nel rispetto delle regole e delle normative. Pertanto, a questo riguardo, mi è dato di comprendere la decisione del Tribunale frutto oggetto di discussioni. Non è un provvedimento definitivo e pertanto tutti i soggetti che hanno un ruolo sono attivi nel percorrere tutte le strade legalmente corrette per raggiungere al più presto una decisione definitiva che faccia luce e chiarezza per tutti nell'interesse di tutti. Dal canto suo, la Commissione elettorale è pienamente investita della sua autonomia, dello studio e analisi della situazione e si regolerà come ritiene di conseguenza, secondo scienza e coscienza e nel rispetto delle sue prerogative. Le comunico ancora, signor Presidente, che con mia lettera ho provveduto a far richiesta al Comitato elettorale di provvedere alla propria autoconvocazione al fine di prendere tutti i provvedimenti necessari e previsti dall'ordinanza cautelare del Tribunale Civile di Roma. Ecco, io con questo avrei terminato. La ringrazio Presidente. Non so se i commissari collegati hanno delle domande
Senatore Puglia. Grazie, buongiorno Presidente e saluto anche gli organi della Fondazione Nasarco. Mi domandavo se prima di avere una sentenza definitiva si potesse magari addivenire a una situazione, a una soluzione politica. Non so Mi se c'è scusi, nell'aula. senatore Puglia, se può attivare il video. Eccomi. Grazie. Sono in trasferta. Allora, bene, quindi mi domandavo se prima della sentenza definitiva c'era nell'aria o comunque era plausibile anche una soluzione politica dell'impasse che per adesso si sta creando, proprio per non andare a rallentare o comunque ledere in un certo qual modo la funzionalità dell'ente. Tutto qui. Grazie, Presidente. Grazie senatore Puglia. Io aggiungo una domanda che in parte il presidente Marzolla ha già risposto. Capisco che questa è anche un'audizione interlocutoria, perché si tratta adesso di capire i prossimi passi, non solo in attesa dell'ordinanza di merito, ma anche in attesa delle decisioni dell'ente. Quindi la ringrazio presidente per averci rassicurato sulla continuità, degli aspetti gestionali. Però immagino che sarà importante capire per la nostra Commissione e per tutti i soggetti coinvolti adesso la tempistica e poi ovviamente il merito, che lei non può anticiparci qua, della decisione della Commissione elettorale. Quindi l'aspetto più che sottolineo della sua relazione è che adesso c'è un passaggio interno, non solo esterno, legato alla decisione di merito di capire la commissione elettorale che decisioni prenderà rispetto agli effetti dell'ordinanza sull'ente. Ovviamente immagino non ci possa anticipare queste tempistiche, però il mio invito è a mantenere aperta un'interlocuzione per capire ogni elemento di novità o di criticità che si dovesse aprire in questo periodo. Poi la inviterei anche, già che ne approfittiamo, visto che quanto ci ha detto è necessariamente interlocutorio, visto gli eventi recenti, anche ad aggiornarci un attimo sui prossimi passaggi gestionali e quali sono gli appuntamenti, pur nella continuità che ci ha assicurato degli organi che adesso l'ente dovrà affrontare rispetto all'approvazione del bilancio e alle prossime scadenze. Grazie. Signor Presidente, signor Senatore Puglia, come dicevo, la sentenza, l'ordinanza del TAR non ha assolutamente demolito le deliberazioni assunte in passato dal Consiglio di amministrazione e si è limitata a sospendere un verbale della Commissione elettorale. Il che equivale a dire che gli organi sono pienamente in carica, che la delibera riguardante la mia elezione a presidente della fondazione è corretta e quindi diciamo che la questione degli organi è una questione che noi diamo per assodato, così come recita l'ordinanza. I passaggi sono istituzionali, ovviamente, previsti dallo statuto e dai regolamenti. Sono passaggi che, tra le altre cose, sono vigilati dagli enti preposti. Sono domani l'assemblea dei delegati per l'approvazione del bilancio consuntivo. Nel frattempo, come ho già annunciato, ho chiesto prontamente alla Commissione elettorale che provveda ad autoconvocarsi. La Commissione elettorale è un organo autonomo e quindi provvederà essa stessa agli adempimenti previsti dall'ordinanza, quindi riprenderà in esame le votazioni, le risultanze delle votazioni,
e provvederà a redigere il verbale che in qualche maniera darà poi il riscontro alla medesima ordinanza di cui stiamo parlando. Circa la domanda che mi è stata posta dal senatore Puglia, domanda di natura politica, io non posso che rifarmi a una risposta che sia altrettanto politica, nel senso che non è certamente un ambito tecnico, ma è un ambito che riguarda la possibilità che esistano o meno interlocuzioni e possibilità di accordi. Devo dire che questa possibilità nella politica non è mai una possibilità che viene scongiurata alle origini, quindi assolutamente è possibile che avvengano delle interlocuzioni. Per ciò che mi riguarda, devo sottolineare una serie di aspetti che cercherò di narrarvi con un certo ordine. Il risultato delle elezioni svolte con la categoria degli agenti di commercio proprio per il rinnovo degli organi ha dato dei risultati che hanno visto l'organizzazione Usarci, per la quale io opero, acquisire circa 10.000 voti su 30.000 che sono stati espressi. Successivamente alle risultanze del voto, si è creata una coalizione composta da un importante numero e gruppo di associazioni e di parti sociali, e precisamente da CGIL, CISL, UIL, UGL, FNARC, Usarci, Confindustria, Confcommercio, Confapi e Confcooperative, che hanno indicato il sottoscritto come candidato presidente in contrapposizione del candidato presidente delle liste che hanno partecipato alla competizione elettorale in contrapposizione, ovvero Confesercenti, con ANASF e non mi ricordo l'altra associazione, come si chiami, abbiate pazienza, ho un lapsus. Il candidato presidente contrapposto al sottoscritto è stato oggetto anche agli atti della fondazione di un di quanto ci ha riferito il presidente passato della Fondazione, il dottor Gianroberto Costa, di pressioni sul presidente stesso Gianroberto Costa affinché si provvedesse a effettuare degli importanti investimenti in società facenti riferimento all'imprenditore Mincione. E al diniego di questo tipo di operazioni, il signor candidato Alfonsino Mei alla mia presidenza, ripeto, io sto riferendo degli atti che sono nei verbali della fondazione. Questo Alfonsino Mei avrebbe risposto dicendo che se non venivano effettuati questi investimenti ci sarebbe stata una ripercussione importante, forzata, stampa e così via. Cosa che poi nella realtà è avvenuta. Io sono presidente da pochi mesi, come voi sapete, e ho dovuto affrontare situazioni assai complesse proprio relative a investimenti passati. Sono stato intervistato dalla trasmissione Report, sono stato intervistato da Sole 24 Ore, Repubblica, vari quotidiani, sono stato inserito all'interno di un'inchiesta riportata in più occasioni, in più circostanze dal settimanale L'Espresso relativamente allo scandalo Vaticano. Per cui la mia intenzione personale di procedere ad accordi che in qualche maniera possono agevolare il ricrearsi di situazioni che in passato hanno arrecato grave danno alla fondazione è assolutamente negativa. Cioè, se la domanda è se sono disposto a fare accordi affinché in qualche maniera
chi è uscito dalla porta possa rientrare dalla finestra, preannuncio già che io non sono personalmente, quale presidente, finché lo sarò e se lo sarò, non sono disponibile a trattare in alcun modo accordi di alcun genere. Questa credo che sia una risposta un po' dura, ma un po' secca. Ma vorrei anche che voi prendesse in considerazione uno stato d'animo che vorrei che consideraste, ovvero il fatto che ho subito grossi e importanti attacchi proprio su questi argomenti. Ho dichiarato più volte che l'Enasarco non è un bancomat. L'Enasarco è un ente che raccoglie i contributi degli agenti di commercio e ha come finalità quella di dare servizi, prestazioni assistenziali e previdenziali agli agenti di commercio ed è al servizio del Paese nel caso in cui il Paese abbia necessità di utilizzare le energie della nostra fondazione affinché il Paese progredisca e esca da questa terrificante crisi. Ho terminato. Grazie Presidente. Io ho un'ultima domanda puntuale e poi chiederei anche alla dottoressa Ciribelli, Presidente del Collegio Sindacale, se ha qualcosa da aggiungere sullo stato della situazione dal suo osservatorio. Ma la mia domanda è più sulle regole elettorali dello Statuto, visto che è entrato anche nel ricostruire le vicende elettorali. Se ci fosse una decisione di merito che riammette il voto contestato o ci si trovasse comunque in una situazione in cui ci sono quattro liste per la parte imprese con gli stessi resti e tre posti in CDA da assegnare, qual è la procedura corretta alla luce del vostro statuto per assegnare i tre posti in CDA con quattro liste che hanno gli stessi resti? Devo La, rispondere la, io? no, la domanda era per il Presidente ancora, poi chiediamo a lei il suo punto di vista, ovviamente dal lato di sua competenza. Allora, lo statuto è Enasarco e il regolamento, non vi è da nasconderlo, contengono più lacune, una in particolare quella che voi state evidenziando, ovvero nel caso di tre resti, che cosa potrebbe succedere? Devo dire che, poiché non esiste nel regolamento elettorale non è contemplata questa fattispecie, qui vado a un mio giudizio personale, però sappiate che non faccio il giurista, non faccio il professore di diritto privato e quindi non sono sicuramente la miglior persona che può dare una risposta e tant'è che ci avvaliamo dei migliori professionisti proprio per darci le risposte che non conosciamo. Ritengo che ci si debba rifare alle fonti normative principali o all'analogia. Questo è ciò che io ritengo e in caso contrario si potrebbe prefigurare un consiglio di amministrazione composto da 12 consiglieri con tre consiglieri che non vengono nominati per la questione dei resti. Riterrei che questa ipotesi, almeno per quello che mi riguarda, sia un'ipotesi che vorrei fosse scongiurata proprio perché un ente delle dimensioni dell'Enasarco è un ente che si merita di poter avere un consiglio di amministrazione completo. Grazie. Prego. Dottoressa Ciribelli, ci interesserebbe acquisire anche il suo punto di vista rispetto all'oggetto della nostra indagine. Grazie Presidente, saluto lei, saluto tutti i presenti. Vorrei puntualizzare un attimo partendo dagli avvenimenti delle elezioni dell'assenza del delegato Nesta. Noi come collegio sindacale, in particolare io,
Ho risentito al minimo per ben 10 volte la registrazione dell'assemblea, in quanto ho dovuto riportare i tempi relativi alla chiamata del Nesta, alla chiusura delle votazioni e alla presenza del Nesta per la votazione completa, completa si intende. Con riconoscimento a video e non solo a voce. Per cui Nesta si è presentato circa mezz'ora dopo la chiamata e circa 23 minuti dopo la chiusura, diciamo, dell'ultima chiamata. Io vi ho mandato un verbale, mi scuso, ho dovuto farlo stanotte perché in zona dove sono non funzionava internet, per cui questa notte vi ho inviato questi verbali fatti dal collegio sindacale. Allora, tutto il problema parte fin dall'inizio dove il presidente Costa ha chiesto un parere. Sulle problematiche del voto, in caso di parità di voto, e questo parere, peraltro, non è stato richiesto sull'citazione della commissione elettorale, ma come un fatto individuale, diciamo, del presidente. Il collegio sindacale non era stato informato di questo parere richiesto, che in pratica devo dire che non riguarda questo parere, non è un parere pro veritate, come viene detto nell'ordinanza, ma è un semplicissimo parere. Di fatto io ho scoperto casualmente questa cosa, che era stato richiesto questo parere, e ho pertanto messo a conoscenza il CDA che era stato richiesto questo parere perché Costa non aveva assolutamente informato né il CDA neppure la commissione elettorale che è l'organismo, diciamo, è l'organo preposto a verificare tutta la procedura. Per cui il presidente Costa riteneva, peraltro, che in caso di parità di voti spettasse a lui, probabilmente come presidente dell'Assemblea, a decidere sui resti o in caso di pareggio quale metodo. Ma il tutto io ho detto che doveva essere poi la commissione elettorale a decidere, diciamo, il modo di procedere. Allora, dovremmo andare, a mio parere, sarebbe utile che la vostra commissione acquisisse anche la registrazione per rendersi conto e avere evidenza di cosa è successo la mattina del voto per poter vedere come si sono svolti tutti i fatti. Allora, in pratica la votazione era già chiusa quando in pratica Nesta si è fatto vivo, come già detto. Ma peraltro il notaio impropriamente, ed era già stato richiamato per ben 2 volte da un delegato che poi del gruppo che ha fatto poi ricorso, era stato richiamato perché stava conducendo e stava scrivendo cose che non corrispondevano, cioè in pratica di sua iniziativa stava interpretando un po'. Stava interpretando un po' il modo di procedere dell'assemblea. Infatti, il notaio ha acquisito, senza che nessuno lo chiedesse, ha acquisito il voto del Nesta e l'ha assegnato.
mentre il presidente Costa aveva chiuso dicendo: va bene, noi adesso abbiamo preso nota che Nesta si è fatto vivo dopo parecchio tempo e poi sarà la commissione a decidere. A questo punto invece è successo che il notaio ha assegnato quel voto dicendo: poi sarà la commissione a decidere se lo ritiene assegnato oppure no. Per cui ci sono state indubbiamente dei momenti di poca chiarezza all'interno della procedura. Come detto, noi abbiamo riportato e vi abbiamo inviato il nostro verbale dove riportiamo anche tutte le fasi della votazione. Andando al momento adesso invece sul da farsi, noi abbiamo immediatamente informato i ministeri vigilanti, appena avuto l'ordinanza l'abbiamo inviata chiedendo chiaramente anche lunedì, noi abbiamo chiesto di saperci dire come dobbiamo regolarci perché abbiamo l'approvazione del conto consuntivo. Per cui, se qualcuno dovesse non essere d'accordo sui pareri legali che dicono che è ancora in carica il CDA attuale, è evidente che potremmo avere ulteriori impugnative. Per cui questa è la preoccupazione del collegio, perché non si riesce più a gestire in maniera adeguata a questo punto tutta la vita della fondazione. Perché se avvenisse che viene impugnata anche quell'assemblea, non passa il conto consuntivo e viene impugnato il conto consuntivo. Per cui sarebbe un atto ulteriormente grave. Per cui noi abbiamo richiesto appunto al Ministero di darci indicazione, perché io in particolar modo, come rappresentante del Ministero del Lavoro, essendo nominata al Ministero del Lavoro, sono in attesa di indicazioni che ci possono servire in modo di procedere nel modo più regolare possibile. Grazie. Grazie, dottoressa Ceribelli. Se non ci sono altre domande dei commissari collegati, io ringrazio gli auditi, vi ringrazio anche per la vostra ricostruzione dei fatti contestati dal vostro punto di vista e, come ho detto in premessa, la nostra indagine non è sul merito dei fatti contestati, sui quali si esprimeranno gli organi giudiziari competenti, la nostra indagine è sull'impatto di queste decisioni sulla funzionalità gestionale dell'ente, rispetto alla quale, pur nella incertezza e la transitorietà di questi giorni, ci avete rassicurati. Ovviamente noi continueremo a vigilare sui prossimi passi anche con future interlocuzioni con gli organi dell'ente. Vi ringrazio ancora. Buon lavoro. Grazie Grazie, Presidente. buona giornata. Grazie, buongiorno. Buongiorno, la seduta è chiusa.